Si parte con la 2 giorni del 17° congresso provinciale WILM, con al centro le tematiche del lavoro, della sicurezza e dell'ambiente. Molte le personalità presenti alla prima giornata congressuale, che si è svolta nella mattinata del 26 maggio presso l'Hotel Salina di Talsano. Rocco Palombella, segretario nazionale della Metalmeccanica e della WILM. Siamo qui a Taranto, fare un congresso qui ha sempre un significato particolare per la presenza della grande industria e dei acciaierie d'Italia. Sì, e soprattutto in una fase purtroppo molto delicata e molto complicata, fase che dura ormai da oltre 10 anni. E nonostante tutte le nostre denunce, tutte le nostre prese di posizione, anche forti nei confronti del governo, delle istituzioni, siamo in una situazione di indefinitezza. Purtroppo la cosa che distrugge le persone e le realtà produttive quando non si assumono le decisioni, cioè quando le cose vengono lasciate così senza una determinazione, e questa è una delle situazioni purtroppo classiche dove il governo non ha voluto mai assumere una decisione, qualunque essa sia. La politica deve assumersi le decisioni, non può aspettare, cioè non può aspettare che gli eventi risolvano i problemi, risolvono le questioni, e quindi il congresso diventa anche un'occasione di dibattito, di coinvolgimento, di prono al governo nazionale per cercare di impegnare, di non dividere più questa città. Ci sono stabilimenti siderurgici nel mondo che non inquinano e non creano morti e non creano divisione fra i cittadini, e la soluzione non è quella di una chiusura così senza nessun tipo di alternativa, perché la chiusura con uno stabilimento così grande, non ci sono risorse o imprenditori o governi in grado di bonificare un sito siderurgico. Quindi adesso c'è un'occasione formidabile, che è quella della transizione, si passa da un sistema produttivo ad un altro sistema produttivo, e questo è sicuramente si può fare, si fa nel mondo, perché non si deve fare in Italia? Quindi noi rivendichiamo il fatto che l'insediamento produttivo può avere la possibilità di essere diversificato, di essere ambientalizzato, e questo significa dare una risposta economica, ma soprattutto una risposta in termini di rispetto dell'ambiente e dei posti di lavoro. Angeletti, lì qui a Taranto, è stato segretario nazionale della UIL, adesso dirige il centro studi dello stesso sindacato. Taranto è un po' laboratorio anche delle politiche industriali che dovranno essere poste in essere nei prossimi anni? Sicuramente, anche in negativo, e anche è stato vittima di una cultura che per un pezzo del paese ha rappresentato una tragedia, quella della deindustrializzazione, del fatto che dovevamo fare altre cose, che non c'era più bisogno di produrre acciaio, anzi che produrre acciaio era praticamente un danno. Questo si è purtroppo rivelato essere un grave errore e le conseguenze sono purtroppo oggi a Taranto sotto gli occhi di tutti. Tutti i paesi più ricchi e più sviluppati producono acciaio. Stati Uniti d'America, la Germania, la Svezia, oltre che la Cina, l'India e la Russia. Com'è possibile che il sindacato, sviluppi nei prossimi anni una dimensione anche più attenta alle nuove povertà, alle nuove esigenze che incominciano ad attraversare le nostre società? Molto spesso il rimprovero che viene fatto alle organizzazioni sindacali è di tutelare chi è già tutelato, e poco invece le nuove emergenze, le nuove difficoltà che attraversano per l'appunto le nostre società. Io penso che siamo all'inizio di una serio e duraturo cambiamento del sistema capitalistico e quindi dell'economia mondiale, che pone al centro le persone, ma non per un aspetto, diciamo così, ideologico, perché si è dimostrato in questi anni che le persone sono la fonte della ricchezza e del benessere dei paesi. Se ci riflettiamo, la qualità del lavoro che svolgono le persone, di qualunque lavoro, qualunque sia quello dei ricercatori che il lavoro dell'informazione, piuttosto che il lavoro della cura alle persone, dalla qualità di questo lavoro dipende la qualità di vita di miliardi di persone, il progresso e lo sviluppo della persona. Questo è stato molto sottovalutato, relegato agli aspetti solidaristici, umanistici, eccetera, eccetera. Ma il futuro prossimo, anche quello post-guerra,
sarà un futuro nel quale le persone torneranno al centro dell'economia, della società e anche della politica, che forse prima o poi se ne accorgerà. Sul tema dei diritti e delle politiche attive del lavoro, qual è il suo giudizio sull'operato del governo Draghi? Allora, il governo sta cercando di fare delle riforme importanti e necessarie al nostro paese con una maggioranza che la pensa completamente diversa. E solo la mancanza di alternativa ha sinora evitato una crisi. Quindi il governo sta cercando di fare qualcosa di positivo in condizioni, diciamo così, estremamente difficili. Credo che anche in queste ore si stia discutendo della possibilità o meno di fare una riforma sulla liberalizzazione. È chiaro che siamo sul serio in una situazione di emergenza politica in Italia, che sta attraversando un momento di emergenza economica e politica a livello globale. Il segretario regionale della UIL, Franco Busto, un momento significativo per la UIL, la UIL metalmeccanica, perché parlare di metalmeccanica e di politiche industriali a Taranto riveste sempre un significato un po' particolare, diciamo così. Certamente sì, parliamo in tutti questi mesi, abbiamo sentito il governo parlare di industria, ma in realtà se volesse fare industria veramente dovrebbe cominciare da Taranto. È la vertenza più importante dal punto di vista industriale metalmeccanico, oltre poi a quello che riguarda tutta l'automotive. Noi lo stiamo dicendo da diversi mesi, diversi anni. Manca una politica industriale in Italia e continua a mancare, purtroppo. Governo Draghi, come secondo il suo punto di vista si sta comportando rispetto al tema dei diritti e delle politiche attive del lavoro? Guardi, credo che stia in linea con quello dei predecessori, non ha fatto granché, soltanto ha ammantato tante di quelle iniziative come innovative. Il vero problema che noi continuiamo ad avere, ormai l'80% se non di più di lavoratori all'interno delle aziende a contratti a tempo determinato, è stato massacrato il diritto del lavoro e abbiamo tanta insicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista proprio della sicurezza fisica. Non c'è. La nostra campagna Zero Morti sul Lavoro in questo anno credo sia stata emblematica. Continuiamo a registrare 3 morti al giorno sul lavoro di media, capisce bene che cosa significa. Sul tema sempre dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, tanto che la gestione sia in capo al privato quanto al pubblico o comunque una gestione mista come in questo caso, sembra non cambiare assolutamente nulla. Non è cambiato assolutamente nulla, anzi il fatto che continuiamo a sottolineare che abbiamo dato soldi pubblici ai privati, non abbiamo preso nemmeno la gestione come governo. La politica è completamente distante, non prende impegni, non dà indicazioni, ma soprattutto sta lasciando morire il più grande polo industriale d'Europa qui a Taranto.